Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio e grazie a voi. Dunque, ieri Vladimir Putin, il presidente della Russia, è riuscito a calmare i mercati dicendo naturalmente che aumenterà la produzione e salverà, tra virgolette, l'Europa o meglio l'inverno d'Europa, però cerchiamo di capire insieme quali sono i driver principali a livello di prezzi e soprattutto, secondo te, quali sono le prospettive per i prossimi trimestri sempre a livello di prezzi? Beh, allora è una domanda complicata perché siamo di fronte a un fenomeno che ha tante cause. Intanto noi stiamo vivendo una fase di prezzi record sia nell'energia elettrica sia nel gas, ma è importante tenere a mente che i prezzi dell'energia elettrica sono così alti, sono su livelli record oggi attorno ai 300 euro a megawattora in Italia, che è un livello credo mai raggiunto, certamente mai raggiunto per lunghi periodi di tempo. Ma lo sono perché per effetto del caro gas, oltre che di una serie di altri fattori un po' meno importanti come l'aumento del prezzo delle CO2. Quindi la domanda fondamentale è: perché il gas costa così tanto in questo momento? Perché il gas ha moltiplicato per 5, per 6, per 7 il suo prezzo rispetto ad appena un anno fa? Ci sono tanti pezzi di risposta. Il pezzo di risposta più importante è che la domanda è improvvisamente cresciuta in maniera molto rapida rispetto all'offerta. Perché la domanda è cresciuta? Perché la crescita economica, fortunatamente, in Italia, in Europa, in Asia, negli Stati Uniti, è superiore alle attese. È cresciuta perché abbiamo passato un'estate calda, durante la quale abbiamo consumato tanta energia elettrica, quindi tanto gas, per rinfrescarci, e quindi i livelli degli stoccaggi che normalmente si riempiono appunto d'estate sono al di sotto di quanto sarebbe sperabile avere, e a tutto questo si aggiunge il fatto che poiché noi da tempo, noi europei in particolare, da tempo diciamo che vogliamo liberarci dell'utilizzo dei combustibili fossili e quindi pubblichiamo degli scenari in cui la domanda di gas sarà sempre più bassa, i paesi produttori, in particolare la Russia, ma non solo, hanno da un lato moderato i propri investimenti alla ricerca di nuove risorse, dall'altro cercato altri clienti. Ultimo punto, sempre relativo alla produzione, quindi all'offerta di gas, ma un punto fondamentale, non solo stiamo ricevendo meno gas dalla Russia rispetto al passato, anche se Mosca ha mantenuto tutti i suoi obblighi contrattuali, quindi non c'è alcun tipo di diciamo di controversia su questo aspetto, ma non solo noi stiamo ricevendo meno gas dalla Russia, ma soprattutto stiamo producendo meno gas in Europa. Per citare soltanto un caso, l'Olanda, che è uno dei maggiori produttori di gas in Europa, ha annunciato, cioè confermato, che a partire dall'anno prossimo verranno sospese le attività sul giacimento di Groningen, che è il più grande giacimento di gas in Europa, senza che contemporaneamente siano stati rilasciati titoli esplorativi per cercare altre risorse da sfruttare e compensare quindi quel calo produttivo. Altri paesi stanno facendo lo stesso, l'Italia tra tutti. Tra poco ci torneremo anche alla questione la Russia, giusto per capire se Vladimir Putin è the good guy or the bad guy, ovvero il buono o il cattivo, perché ci sono opinioni molto diverse. Intanto però volevo capire, non solo io naturalmente, anche a dare un aiuto ai nostri telespettatori, se questa crisi del gas, dell'energia in generale a cui stiamo assistendo, è una crisi di lungo termine, scusate, di breve termine, o si rischia invece di diventare sistemica, e cioè di lungo termine. Perché se andiamo a giudicare dall'approccio del governo italiano, da quello spagnolo e così via, comunque sembra quasi che sia un problema temporaneo, un po' come l'inflazione. Credo che sia entrambe le cose, nel senso che dentro l'attuale crisi c'è una componente di breve termine, che è legata al fatto che adesso siamo nei primi giorni di ottobre, stiamo entrando nell'inverno, la domanda, come dicevo, è superiore alle attese, ci sono state una serie di disfunzioni o incidenti che hanno provvisoriamente
complicato l'approvvigionamento di gas, e tutti questi sono fattori destinati a sparire, banalmente sono destinati a sparire con la fine dell'inverno. Va detto che fino a un paio di settimane fa, quando dicevamo che la crisi, quando diciamo di sperare che la crisi sarebbe stata di breve termine, intendevamo come dire, speravamo di avere prezzi così alti per qualche giorno, al massimo per qualche settimana, e poi fare un inverno tranquillo. Adesso abbiamo cominciato a ridefinire il nostro concetto di breve termine, e quando diciamo breve termine diamo comunque per scontato che tutto l'inverno sarà segnato da prezzi molto, molto alti, magari non ai livelli attuali, ma comunque sopra le medie degli ultimi anni. Contemporaneamente io credo che ci sia anche una componente di lungo termine. Citavo prima il caso della produzione di gas in Europa. Verosimilmente la produzione di gas in Europa continuerà a calare nei prossimi anni, e la domanda è naturalmente se calerà più rapidamente o meno rapidamente della domanda di gas. E l'altra cosa ancora che io credo ci trascineremo nel lungo termine è questa volatilità dei prezzi, a cui non eravamo abituati, in particolare non eravamo abituati nel caso del gas. Perché? Perché storicamente noi europei dobbiamo gran parte del nostro approvvigionamento dall'estero a formule contrattuali di lungo termine, cosiddette take or pay, in cui il prezzo del gas è ancorato all'andamento del prezzo del petrolio, tipicamente nell'arco di un certo numero di mesi precedenti. Adesso è cambiato il mercato, è cambiato il mondo, sono cambiate tante cose, e quindi gran parte del nostro approvvigionamento di gas non è più governato da contratti a lungo termine, è governato da acquisti spot sulle borse. Citavi prima il TTF olandese, il punto di scambio virtuale in Italia, e così via. E questo che è una trasformazione, un cambiamento che complessivamente produce più benefici che costi, perché ci consente di avere un mercato più liquido, perché la media dei prezzi verosimilmente è più bassa di quello che avremmo pagato altrimenti, quantomeno se guardiamo l'arco degli ultimi anni e forse anche dei prossimi. Ma certamente dipendere maggiormente dai mercati spot implica che accettiamo il rischio di andare incontro a picchi di prezzo più frequenti, meno prevedibili e più alti di quanto faremo altrimenti. Quindi dunque, solo per concludere la conversazione, Putin allora aveva ragione riguardo a ciò che aveva detto ieri, cioè che l'Unione Europea ha abbandonato i contratti di lungo termine e si basa più sui contratti spot. Sì, tornando alla domanda di prima, io credo che Putin sia sia the good guy sia the bad guy. È the good guy nel senso che la Russia continuerà a venderci il gas come ha sempre fatto, e lo farà non perché ci vuole bene, ma perché ovviamente, come in ogni transazione commerciale, per noi è più importante avere il gas che i soldi, e per la Russia è più importante avere i soldi che il gas. E dall'altro lato però è verosimile che la Russia abbia un po' approfittato di questa situazione, come dicevo prima, senza venir meno ad alcun obbligo contrattuale, e anche perché la Russia stessa ha una serie di questioni interne. La Russia è un grande paese, ma un grande paese buona parte del quale d'inverno è caratterizzato da temperature estremamente basse, quindi è sì, non è un inverno clemente, questo è chiaro. Non è l'inverno della Riviera Ligure dove abito io. E quindi è chiaro che dal punto di vista della Russia riempire gli stoccaggi russi abbia la priorità su riempire gli stoccaggi italiani. E quindi tutte queste sono dati di fatto. Io credo che ci sia stata anche un po' di prevedibile opportunismo che forse qualunque altro paese avrebbe avuto al posto della Russia in questo contesto. Dunque, considerando la crisi a cui stiamo assistendo adesso e poi naturalmente le misure che hanno intrapreso i governi, che hanno un costo, in particolar modo sulle utilities, se vogliamo prendere anche quelle italiane, giusto per capirci, il Green Deal, il Green Plan della Commissione Europea, le proposte ne abbiamo parlato più volte qua sulle fonti, si tratta comunque di un piano molto ambizioso. Potrebbe esserci un impatto negativo sul Green Plan, nel senso i paesi all'interno dell'Unione Europea riusciranno a reggere alle pressioni?
Il Green Plan avrà e ha sia effetti negativi sui prezzi, nel senso che una maggior diffusione delle fonti rinnovabili in alcune fasi, in alcuni momenti, possono contribuire a mitigare i prezzi dell'energia elettrica, sia però in altri casi, in altri momenti, può sortire l'effetto opposto. In particolare il fatto che la produzione, l'offerta europea di gas sia andata calando così drasticamente negli ultimi anni è un po' effetto della scelta europea di decarbonizzazione. Credo un effetto miope. Perché se noi dobbiamo consumare una certa quantità di gas, se non lo produciamo noi lo dobbiamo importare, quindi comunque dal punto di vista del clima poco cambia quale sia la provenienza della molecola di CH4, ma così è. Contemporaneamente la trasformazione ecologica, la transizione ecologica, come si usa dire adesso, implica, richiede enormi investimenti che almeno nel breve termine non possono che aggravare la bolletta. Di fronte a prezzi già alti di per sé, è evidente che tutto diventa più difficile. Tant'è che praticamente tutti i governi europei hanno adottato delle misure di mitigazione dei prezzi che, da molti punti di vista, vanno contro i principi della transizione ecologica. In Italia abbiamo, per esempio, applicato ai consumi di gas naturale fino a una certa soglia l'aliquota IVA ridotta del 5%, che in fondo è quello che in altri momenti si sarebbe definito un sussidio ambientalmente dannoso. Probabilmente abbiamo fatto bene a farlo perché la domanda di gas, soprattutto da parte delle famiglie, è rigida, nel senso che uno la doccia se la deve fare, la casa la deve riscaldare. Però è chiaro che non si può non notare la contraddizione tra quello che facciamo e quello che diciamo. Quindi, dunque, potrebbe esserci equilibrio, diciamo, tra il percorso della decarbonizzazione, che sarà un percorso comunque molto lungo, e nello stesso tempo mitigare questo rincaro dei prezzi a cui stiamo assistendo, e pesa la popolazione italiana, ma non solo la popolazione dell'Unione Europea a questo punto. Certamente sì, e questo ci obbliga a non a ripensare la transizione, ma a ripensare il modo in cui la stiamo facendo. E alcuni stati membri dell'Unione Europea hanno assunto delle iniziative che sono interessanti e su cui sarebbe anche utile, a mio avviso, che l'Italia prendesse una posizione e le esaminasse. Ne cito due. Da un lato la Spagna, che ha proposto, ha mandato una lettera formale che ha raccolto tra l'altro anche il supporto della Francia alla Commissione europea, chiedendo di rivedere le regole attraverso cui si formano i prezzi sulle borse elettriche all'ingrosso. Forse un tema troppo tecnico da affrontare in questa sede, ma comunque oggi sostanzialmente le regole prevedono che in ogni momento tutta l'energia consumata in quel momento sia valorizzata allo stesso prezzo, che dipende oggi dal prezzo del gas. Quindi anche l'energia che viene prodotta a un più basso costo di produzione viene remunerata molto perché gode di un grande margine. La proposta della Francia e della Spagna è di avvicinare invece il prezzo che tu ricevi, quindi il compenso, la remunerazione che tu ricevi, ai tuoi costi effettivi di generazione, non a quelli di un altro impianto. E l'altra manovra, l'altra proposta interessante viene invece dall'Austria e non riguarda le regole europee, ma riguarda l'impostazione nazionale, ma a mio avviso dovremmo studiarla e cercare di capire se è possibile imitarla. L'Austria sta ipotizzando l'introduzione di una carbon tax, che quindi aumenterebbe i costi dell'energia, o quantomeno i costi dell'energia di quelle fonti di energia che producono emissioni, quindi carbone in primo luogo, poi petrolio utilizzato principalmente nei trasporti e gas naturale. Ma cosa dice l'Austria? Poiché questa roba qua aumenta i costi dell'energia e genera gettito, anziché fare come abbiamo fatto finora in quasi tutti i paesi, cioè utilizzare questo extra gettito per finanziare altre spese pubbliche, questi soldi li restituiamo alle famiglie attraverso riduzioni fiscali. In questo modo cosa succede? Noi manteniamo inalterato il reddito disponibile delle famiglie, perché quello che gli togliamo da un lato glielo restituiamo dall'altro, ma contemporaneamente cambiamo i prezzi relativi, rendendo più costoso l'utilizzo delle fonti energetiche inquinanti e quindi stimolandone un minore utilizzo, per esempio attraverso investimenti in fonti alternative, per esempio attraverso l'efficienza energetica e così via. Dunque, quindi per il momento, diciamo, la proposta dell'Austria è una tra le migliori.
A mio avviso sì, e in realtà sarebbe stato meglio pensarci prima. D'altro canto, nel dibattito tra gli economisti su questi temi, una qualche variazione sul tema di una carbon tax, il cui gettito viene utilizzato per ridurre altre tasse, in particolare le imposte sul lavoro, è probabilmente il tipo di proposta che raccoglie il massimo consenso. Contemporaneamente mi rendo conto che è una proposta politicamente difficile, perché è sempre difficile introdurre una nuova tassa e la fattibilità politica di una manovra del genere si regge essenzialmente da un lato sul fatto effettivamente di utilizzare il gettito per ridurre altre tasse, cioè di non incrementare la pressione fiscale complessiva, e dall'altro sulla fiducia, sulla credibilità del governo stesso, nel senso che se il governo ti dice: guarda, ti prometto che ti tasso, ma ti prometto anche che ti restituisco tutto quello che ti tolgo, e tu ti fidi, allora probabilmente accetti questa misura. Se invece il governo ti dice: ti introduco una tassa, ma poi non ti fidi che ti verrà restituita, probabilmente hai una reazione molto diversa, che in fondo è la reazione che abbiamo visto in Francia con i gilet gialli. Esatto, potrebbe scatenare delle proteste non troppo piacevoli, però giusto per concludere questa parte della nostra conversazione e andare al prossimo punto, volevo capire se a questo punto vale la pena fare un approccio comune e non diverso in ogni singolo stato. Allora, in parte sì, e in parte è già così, nel senso che molte delle regole, sia a livello ambientale sia a livello del funzionamento dei mercati, sono armonizzati. In parte è inevitabile che ogni paese abbia delle politiche nazionali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti redistributivi, però ci sono dei fatti che osserviamo oggi che dipendono da scelte comuni e che quindi possono soltanto essere risolti attraverso scelte comuni. Quello che invece a me pare un po' più illusorio è la proposta che ancora una volta la Spagna ha fatto e che vedo raccolto molti consensi, Sì. di costruire una sorta di meccanismo comune di acquisto del gas. Il gas oggi lo comprano dei soggetti che lo fanno di mestiere, sono essenzialmente aziende che producono o che fanno trading sul gas, e non c'è una particolare ragione per pensare che se anziché essere l'azienda XYZ questo mestiere lo facesse un consorzio d'acquisto governato dalla Commissione europea, avremmo più gas. E in ogni caso, spostare, cambiare la carta d'identità del soggetto che compra il gas non fa spuntare il gas dove non c'è. Noi oggi abbiamo prezzi alti perché c'è uno squilibrio tra la domanda e l'offerta. Allora, intanto volevo far vedere ai nostri telespettatori un grafico giusto per vedere quali sono i contributor principali a livello di CO2. Abbiamo ecco, l'Unione Europea al quinto posto, però attenzione perché ci tenevo a ribadire per i nostri telespettatori, innanzitutto la fonte International Energy Agency, e questo è un grafico del 2021, però sono le emissioni che riguardano il 2018. Però, per quanto concerne invece un paragone a livello di continenti, l'Unione Europea sarebbe al terzo posto, al primo posto sarebbero gli Stati Uniti e l'Asia. Vediamo naturalmente gli Stati Uniti, la Russia, Giappone e la Cina, poi seguita dall'Unione Europea che include naturalmente i 27 paesi. Volevamo capire se ha senso di questo Green Plan molto ambizioso. Poi Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha detto più volte: noi vogliamo essere i primi, vogliamo essere all'avanguardia sotto questo punto di vista. Ma vale la pena se poi gli altri paesi e se vogliamo dire gli altri continenti non si impegnano almeno in una misura simile, anche se non idealmente, ecco, reciproca? Allora, anche questa è una domanda complicata. Io credo che valga la pena perché bisogna farlo, e uno dei modi di fare le cose è dar l'esempio. Certo, però poi comunque Non bisogna. Esatto. il mondo rimane inquinato a prescindere da ciò che accade in Europa. Questo è il Infatti, punto. come dire, bisogna capire se dare l'esempio, perché se si cerca di dare l'esempio con l'obiettivo di raggiungere un risultato, che può anche essere quello di sviluppare delle tecnologie e guadagnare la leadership in queste tecnologie, che è uno degli obiettivi dichiarati, finora non granché raggiunti
dall'Europa, oppure se si dà l'esempio semplicemente per guardarsi allo specchio e dirsi quanto siamo bravi. Il grafico che hai fatto mostrare è importante, mostra le emissioni pro capite e che ci fanno vedere che al mondo esistono tante situazioni diverse. Abbiamo paesi ricchi estremamente inefficienti nell'utilizzo dell'energia, gli Stati Uniti, abbiamo paesi ricchi ma efficienti nell'uso dell'energia, l'Europa, e abbiamo paesi più poveri ma inefficienti nell'uso dell'energia come Cina e Russia. Se noi avessimo guardato il grafico delle emissioni totali di ogni paese, quindi non pro capite ma complessive, avremmo visto che la Cina, che qui sembra averne poche, invece sarebbe stato il più grande emettitore mondiale. Perché? Perché i cinesi sono tantissimi, anche se ciascuno di loro emette poco più di noi. E queste due cose vanno chiaramente combinate, nel senso che una politica, diciamo, coordinata a livello globale per la transizione ecologica può funzionare se da un lato contribuisce a far ridurre le emissioni complessive, ma fa ridurre le emissioni complessive senza pregiudicare la capacità la capacità di crescita. Vale a dire, le emissioni si possono ridurre rendendo tutti più poveri, e l'abbiamo visto nel 2020. Nel 2020, col Covid, tutti abbiamo smesso di guidare la macchina, di muoverci, di lavorare, eccetera. Siamo stati fermi in casa e le emissioni sono crollate. Ma non è quello il modo in cui vogliamo perseguire gli obiettivi ambientali. Il modo in cui vogliamo farlo è attraverso un uso migliore di tecnologie più pulite, e da questo punto di vista la chiave è l'evoluzione tecnologica, il progresso tecnologico e le attività di ricerca e sviluppo, che non devono essere governate da un approccio ideologico per cui la tale fonte di energia, tipicamente le rinnovabili, va bene, mentre altre fonti di energia, come per esempio il nucleare, vanno male, e tantomeno deve rifiutare quelle soluzioni che possono rendere, se non del tutto emissions free, quantomeno molto più sostenibile l'utilizzo dei combustibili fossili, come la cosiddetta cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Perché se noi fossimo in grado, e in parte lo siamo, bisogna perfezionare queste tecnologie, renderle diciamo più competitive dal punto di vista del costo, ma se noi fossimo in grado di catturare, di pescare le molecole di CO2 man mano che vengono prodotte nelle centrali elettriche, nelle acciaierie, negli altri stabilimenti industriali, e metterle sottoterra o utilizzarle per esempio per produrre materiali per l'edilizia, allora potremmo conservare il buono dei combustibili fossili, che sono la loro flessibilità, il fatto che abbiamo delle tecnologie consolidate per utilizzarle e così via, coniugando questa, che è stata da tanti punti di vista la base della nostra prosperità attuale, con la tutela dell'ambiente e la riduzione delle emissioni. E dunque, ultimissimo argomento, naturalmente altrettanto interessante, giusto per capire la realtà tra l'attivismo e la vera realtà, anzi l'equilibrio tra attivismo per il clima e ovviamente la realtà in cui stiamo vivendo. Fra le altre cose, siamo reduci della settimana di Youth for Climate, del pre-COP26, Milano grande protagonista naturalmente, e dunque qua ci viene naturale chiederci come si può conciliare l'attivismo giovanile a cui abbiamo assistito, abbiamo sentito tutti a Milano Greta e i suoi follower fisici, però questa volta, e dunque come si può conciliare l'attivismo giovanile con le proposte di transizione ecologica che però non penalizzino la nuova generazione? Perché è importante sottolineare che la transizione ecologica ha un costo economico molto importante, di cui ne abbiamo già parlato, ma anche sociale. Allora, io credo che intanto è importante capire che la transizione ecologica è necessaria perché ha dei benefici anche economici, ma soprattutto sociali e ambientali di lungo termine, e quindi va presa sul serio. Da questo punto di vista l'attivismo giovanile aiuta a porre il problema, a metterlo al centro della discussione e a favorire un confronto e un approfondimento su questi temi. Contemporaneamente, proprio perché questi temi vanno presi sul serio, è sbagliato negare che vi siano delle difficoltà, che vi siano dei costi, che vi siano degli inconvenienti e che vi siano degli aspetti che vanno, diciamo così, meglio compresi e meglio condivisi a livello europeo e globale. In questo senso, ripeto, l'attivismo giovanile è utile nel momento in cui ci spinge a porre il problema, ma non è pensabile che la soluzione sia quella che è inevitabilmente semplificata e quasi sloganistica e che possiamo leggere sugli striscioni delle manifestazioni. La soluzione
di un tema così dannatamente complesso non può che essere dannatamente complessa. Ed è difficile trovare una soluzione che sia riassumibile in una parola, in uno slogan, in una, come dicono gli anglosassoni, in una pallottola d'argento. La soluzione è un puzzle estremamente variegato, fatto di tantissime tessere, alcune delle quali belle da guardare, altre delle quali magari meno belle, ma che tutte messe assieme contribuiscono a raggiungere il risultato. Quando dico tutte le tessere, intendo utilizzare il gas senza demonizzarlo, utilizzare il nucleare senza demonizzarlo, utilizzare le rinnovabili, utilizzare gli accumulatori, utilizzare l'efficienza energetica e così via. Assolutamente, quindi poi sentiremo, speriamo, le proposte dei giovani, credo, alla riunione di Glasgow, giusto per capire che cosa effettivamente propongono di sostanziale. Grazie mille, Carlo Saniaro, Istituto Bruno Leoni, grazie mille per essere stato con noi e per la piacevole chiacchierata. Grazie mille a voi.